to RKO Radio. Radio Medimex. Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Medimex, in voce Michele Casella. Continuano i nostri speciali di avvicinamento al Medimex di Taranto e in questa oretta che passeremo insieme non solo ascolteremo tanta buona musica, ma parleremo di uno strumento eccezionale, bellissimo e dotato di una storia incredibile, che è la batteria. Lo faremo attraverso due ospiti che saranno con noi in diretta telefonica, perché ci saranno due eventi importanti dedicati proprio a questo stupendo strumento. E parliamo innanzitutto della mostra che si terrà all'ex chiesetta presso il Dipartimento Ionico di Uniba dal 15 al 18 giugno. Si intitola Vintage Drum Show ed è curata da Antonio Di Lorenzo, un grandissimo esperto, uno dei collezionisti più importanti al mondo. Un'esposizione che raccoglie una selezione fatta tra oltre 150 set di batterie e più di 300 rullanti, circa 300 piatti storici, vari memorabilia come banner vintage, espositori, gadget degli anni 60-70. Quindi una mostra che si focalizza soprattutto tra il jazz e pop rock degli anni 30-70 e batterie importantissime appartenute a personaggi storici veramente della musica internazionale. E ci sarebbe da citare appunto Desmond dei Doors, Elvin Jones, Elvis Presley, gli Stones, Ringo Starr e tanti altri. Quindi un appuntamento imperdibile. E per parlarne lo faremo proprio con Antonio Di Lorenzo, ma partiamo con un brano imperdibile, uno dei brani più importanti della storia della musica, fatto, scritto da John Coltrane per l'album mitico My Favorite Things. Questo è Everything Every Time We Say Goodbye, e alla batteria c'è proprio Elvin Jones. Thank you.
siamo proprio in diretta telefonica con Antonio Di Lorenzo, la persona, il musicista professionista che ha curato poi questa bellissima mostra che partirà appunto a Taranto e si terrà tra il 15 e il 18 giugno. Antonio Di Lorenzo, come nasce quindi questa passione, tra l'altro molto particolare, perché tu hai una collezione quasi di valore inestimabile per i nomi che poi hanno suonato queste batterie? Beh, nasce perché io sono ovviamente un batterista, ma anche sono il terzogenito di una generazione di batteristi, e quindi le batterie che ho potuto utilizzare all'inizio della carriera erano proprio queste batterie vintage, e nel corso degli anni questi colori, questi suoni mi hanno sempre affascinato, e non lo so, appena avevo qualche soldo da parte compravo una di queste batterie. Non mi sono mai piaciute le batterie anni 80 e compravo sempre questi strumenti un po' psichedelici, un po' beatlesiani, ma in realtà è che io sono appassionato di quella musica e quindi il mio orecchio e la mia vista andava sempre verso questi strumenti e verso questi suoni. Ecco come nasce sostanzialmente. Senti, l'esposizione di queste batterie vintage sarà soprattutto marcato da batterie che hanno suonato musica jazz e pop rock, ma parliamo di anni tra gli anni 30 e gli anni 70, no? Quindi come sarà organizzato? Come hai pensato poi di organizzarla? È semplicissimo. C'è un percorso storico che parte appunto dagli anni 30 con la prima star della batteria, che fu Gene Krupa, il batterista di Benny Goodman, ma anche il grande batterista, diciamo, individuale, il famoso batterista di Sing Sing Sing, e poi si prosegue partendo dagli anni 30, va avanti verso poi il jazz, ma poi arrivano i Beatles, arriva DJ Fontana, il batterista di Elvis, e tante altre cose che hanno fatto la storia di questo strumento. Quindi si arriva fino sostanzialmente agli U2, quindi alla fine degli anni 70, che è il periodo che a me interessa musicalmente e anche strumentisticamente. No, poi leggevo che anche le caratteristiche proprio visive, no? Dal vivo queste batterie sono particolari, batterie trasparenti. Sono molto belle, sì, sono anche queste batterie sono, alcune sono trasparenti, alcune tricolori, alcune hanno una dinamica, diciamo, visuale quasi tridimensionale, soprattutto le Satinflame. Sì, sono affascinanti. Qualcuna di queste poi ha una storia particolare, perché legate a personaggi o a eventi successi nell'ambito di questa storia. Certo, e leggevo appunto che ci sono pezzi appartenuti a John Densmore dei Doors, Elvin Jones per l'appunto, tanti personaggioni, no? Ma poi certo. Un po' di questa ricerca è anche legata ai tuoi gusti personali musicali. Assolutamente, assolutamente. Sì, i gusti personali in questa vicenda sono la cosa principale, nel senso che ovviamente, diciamo, il mio, io sono appassionato di jazz e di rock vintage, sono stato sempre lontano dai suoni e dalle dinamiche degli anni 80. Poi ho fatto molta fortuna il fatto che a un certo punto della mia vita sono entrato un po' nel giro dei collezionisti, per cui ogni qualvolta qualcuno vendeva qualche pezzo pregiato, io ero una delle persone a cui le persone interessate si rivolgevano, e quindi è successo che quando la Zildjian ha voluto vendere la batteria di Elvin Jones ha chiamato me, e così come altri pezzi pregiati ho avuto la fortuna di essere interpellato dai collezionisti che volevano vendere questi strumenti, e niente, quando ho potuto, ovviamente non sempre, ho acquistato questi strumenti. E tra l'altro mi viene anche un po' la curiosità di sapere come fai a tenerli da parte, perché bisogna anche prevedere. Quello è facile, te lo posso dire facilmente. Ho un posto immenso, grandissimo, dove tutte le batterie vengono impilate, pulite e sistemate, dove c'è uno studio di registrazione dove io lavoro e in cui siamo specializzati nel fare batterie per tutto il mondo, abbiamo fatto anche per dischi importanti, per produzioni importanti, e siamo specializzati nel fare batterie, quindi file di batteria, registrazione di batteria per dischi, pubblicità e altri lavori che vanno dalle colonne sonore ad altro. Il posto si apre, molto grande, diciamo, effettivamente non è un posto piccolo. Senti, e la tua affezione poi per questa collezione sarà anche testimoniata dal fatto che tu sarai presente, no, alla mostra anche per fare da tutor, diciamo, per coloro che la visiteranno. La risposta è facile, calcola che poi nel giro degli anni io sono diventato uno dei maggiori esperti al mondo di questo argomento, tant'è vero che ho scritto anche sulle riviste americane, non è da certo, che è un po' come vendere i gelati agli eschimesi, nel senso che
Sì, sono veramente diventato un grande esperto di batterie vintage, quindi conosco veramente di tutto di più. E pensa che qualche anno fa ho scritto praticamente per le riviste di tutto il mondo, soprattutto anche per quelle italiane con cui ho collaborato per tanti anni, e a un certo punto dovremmo mettere un freno alle richieste che mi arrivavano, perché dissi, non posso rispondere a tutti voi che mi iscrivete, perché farei questo di lavoro, invece è una passione, ovviamente non un lavoro. Senti, invece riguardo il tuo lavoro, questo tipo di passione, quanto ti ha aiutato? Che tipo di competenze ti ha dato? No, come si è poi incrociato con quello che fai quotidianamente? La domanda è chiarissima. No, io ho delle ottime competenze. Nel senso che ho lavorato e lavoro come product manager per tantissime ditte di batterie. Vado spesso a Los Angeles, al NEMA, National Associated Musician, questa grandissima fiera di strumenti musicali, così come Francoforte, così come Shanghai, così come tutte le fiere italiane. Sono molto competente su come si costruisce una batteria e anche su come si costruiscono i piatti, perché ho avuto la fortuna di fare un grande training in Turchia con gli artigiani turchi e poi anche con quello che è stato il più grande artigiano italiano di piatti, scomparso Roberto Spizzichino, che era un mio amico, che a un certo punto cominciò anche a consultarmi, a dirmi, guarda, questa cosa che ne pensi, questa è una cosa. In quel momento mi resi conto che se Spizzichino chiedeva il mio parere, significa che forse qualche cosa di batteria di piatti ne capivo, e oggettivamente ne capisco, e sono ancora molto impegnato nell'attività concertistica. Questo mi dà la possibilità di testare sul campo gli strumenti. Se c'è qualcosa che non funziona, cerco subito di capire come e perché. Quindi sì, sono abbastanza competente nel settore, sì, devo esserti sincero. Antonio Di Lorenzo, come si sceglie una batteria oggi? Se vuoi iniziare, quindi se sei molto giovane, se sei un professionista, se hai bisogno di una batteria magari per suonare dal vivo, per suonare in studio, ecco, quali sono le caratteristiche che poi tu puoi andare a consigliare? Ci sono degli elementi a cui fare attenzione? Beh sì, sicuramente ci sono questi elementi. Il primo è che chi comincia deve assolutamente capire che tipo di musica deve fare. Cioè, è chiaro che lo strumento che serve per fare heavy metal non è lo stesso strumento che serve per fare jazz, e questa è una prima cosa. Molto spesso capita che magari soprattutto i ragazzi non abbiano un'idea chiara, perché ci sta che a 18 anni non hai ancora capito se vuoi fare il batterista da grande di John Coltrane oppure quello di Metallica, e allora consiglio sempre, nel dubbio, di comprare gli strumenti più versatili possibili, con una cassa da 20 o da 22. Però ci sono tante scelte da fare che vanno soprattutto fatte in relazione all'utilizzo della batteria. Ci sono delle batterie molto versatili che sono, come dire, in americano vengono chiamate all around. Queste batterie vintage generalmente avevano questa caratteristica di essere molto all around, cioè la stessa batteria la usava indifferentemente il batterista di Black Sabbath e anche quello di Dave Brubeck. E questo è un altro dei grandi fascini di queste batterie, che adesso sono diventate praticamente richiestissime negli studi di registrazione, ma anche da tutti i batteristi, perché poi questa trend del vintage è esploso per le batterie, è esploso più tardi rispetto a quella della chitarra, ma adesso è addirittura diventato superiore, nel senso che qualsiasi batterista cerca di avere almeno uno dei strumenti vintage per lavorare nell'ambito del proprio campo. Ma tu adesso che cosa stai usando? Io sono, da qualche mese sono, è successo una cosa bella, nel senso che la più importante storica ditta di batteria, in pratica la famosa batteria di Ringo Starr, la Ludwig, ha deciso di sponsorizzarmi, e ovviamente quando mi hanno chiesto che batteria volessi ho detto come quella che aveva Ringo, quindi ho una Ludwig. Fantastico. Quelle moderne, però sì, è stata una cosa molto bella, diciamo, perché è stato per me, fra virgolette, il sogno di una vita, essere sponsorizzato da una ditta americana così importante. Poi la più importante, allora sì, non ho dormito la notte, ho fatto tanta gioia per questa cosa, perché per me è stato veramente bello. Senti, tu giri mezzo mondo, no, per questa passione che naturalmente è il tuo lavoro, ma questa poi è una delle poche occasioni però dove hai potuto tirar fuori velocemente e facilmente la tua collezione per metterla in mostra, dato che per fortuna il Medimex si tiene in Puglia, che è la tua regione. Come è avvenuto poi il contatto con Cesare Veronico? Come vi è venuta questa idea? Allora, premesso che io conosco Cesare e tutti i suoi grandi amici da tanti anni, mi riferisco a Pasquale 33, al mitico DJ Barese, conosco questa gente da sé, facciamo sempre parte di quella comitiva di ragazzi appassionati di musica, ma non appassionati,
c'è gente che la musica l'ha vissuta in toto, proprio visceralmente. E questa cosa della mia collezione non è sconosciuta. Molti anni fa ne facemmo una al Lingotto di Torino con la Fondazione Agnelli, ma fu in misura ridotta. Tieni presente che delle batterie esposte non sono neanche un decimo di quelle che ho, cioè noi esporremo 21 strumenti, ma io ne ho più di 150, quindi da queste 150 abbiamo ricavato un percorso molto interessante, molto accattivante anche dal punto di vista del pubblico non nerd, perché molto spesso mi rendo conto che certe cose ci fanno sembrare dei nerd, noi viviamo e mangiamo e pensiamo batterie dalla mattina alla sera, invece mi piaceva fare un percorso che qualsiasi appassionato di musica potesse fruire, quindi abbiamo scelto queste batterie, quindi questo è stato il primo contatto. Poi io ero appena tornato da Los Angeles riscuotendo, avevo riscosso questo grande successo per questa linea di piatti che avevo creato insieme a un mio carissimo amico che è il titolare della ditta, la Vulcan Simpath. In pratica questi piatti sono andati a ruba a Los Angeles, la cosa si è saputa in giro e a un certo punto ho detto a Cesare, ma non è possibile che tu vai a Los Angeles a fare determinate cose e noi devi fare a casa tua, diamoci da fare. E quindi ringrazio immensamente Cesare, ovviamente avevo delle referenze altissime, ti ripeto, proprio ho lavorato per le riviste americane, scritto articoli per le riviste più importanti sia inglesi sia statunitensi ma anche italiane, e quindi sì, ero abbastanza differenziato, diciamo, per fare quello che faccio, quello che abbiamo fatto in questo caso.
Prima di salutarci, se dovessi scegliere un nome di un batterista del passato e del presente, quindi due musicisti, chi diresti? Mi sembrava che avessi una predisposizione particolare per i Beatles e Ringo Starr. Come hai fatto a indovinare? Sì, perché io tra l'altro sono anche un membro della Lotus Foundation, che è questa fondazione che Ringo ha fatto per raccogliere dei fondi negli Stati Uniti per i ragazzi in difficoltà. E quindi alla mostra saranno esposti anche dei quadri che Ringo mi ha dato, delle foto esclusive firmate e numerate, delle sue batterie e di tante cose. Adesso si può dire non è andata in porto, ma purtroppo non è andata in porto, però ho fatto anche vari set di piatti per Ringo Starr. Uh-huh. Per la nostra ditta, sperando di portarmelo, di accaparrarmi il suo nome per la nostra ditta, ma non è stato così. In questo caso la Zildjian ha avuto la meglio, ma è, come dire, era Davide contro Golia. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone I can't go on, feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day. I can see them laugh at me, and I hear them say, hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. How can I even try? I can never win. Hearing them, seeing them in the state I'm in. How could she say to me, love will find a way? Gather round all you clowns, let me hear you say, to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. Se dovessi spiegare perché Ringo Starr è stato importante proprio con il suo strumento nella storia della musica, non semplicemente con i Beatles, in due parole che cosa diresti? Beh, semplice. Ringo Starr è stato, io dico sempre, ci sono due, la Santissima Trinità, cioè la Santissima Trinità per me è Dio, ovviamente, poi da una parte i Beatles e dall'altra parte John Coltrane, nel senso che questi due gruppi, Queste due entità musicali hanno fatto in modo che l'insieme dei singoli componenti fosse più importante del singolo componente. I Beatles hanno fatto delle cose importantissime, stratosferiche, e il Ringo, nella sua semplicità e nella sua economia di mezzi, ha creato più musica di tanta gente che magari è pirotecnica. Dall'altra parte, con Coltrane ed Elvin Jones hanno creato una storia, c'è una delle batterie esposte è appartenuta a Elvin Jones. E quindi c'è poco da dire lì. Ecco, ci ho anche risposto ai due batteristi, sì, del passato, che non c'è più Elvin, che non c'è più, ma ho avuto la fortuna di conoscere, di andarci a lezione quando c'era. Era stato anche il padrino del figlio di un mio amico, quindi anche lì c'era questa cosa che noi ho avuto sempre possibilità di conoscere dal vivo e molto da vicino questi personaggi. E Ringo, che ovviamente è una persona fantastica, posso dare l'aneddoto: quando sono andato a incontrarlo, l'unica volta che l'ho incontrato è stato quando è venuto a Roma con la sua band, e io ero così emozionato che non riuscivo a parlare. Lui mi mette un paio di pacche sulle spalle e dice come on, e mi invitò a mangiare con loro, con la band, nel retro del parco del parco della musica a Roma. Bene. Niente, cioè due persone che per me sono importanti, perché uniscono la grandezza musicale e la grandezza umana, ma vedi anche la semplicità, il percepire il nostro lavoro come un lavoro di artigianato molto raffinato, molto quotidiano. Questa cosa mi piace molto.
Bene, grazie ad Antonio Di Lorenzo, uno dei massimi esperti al mondo di batterie vintage e non solo, anche chiaramente musicista. L'appuntamento è alla chiesetta di Taranto e chiaramente con questa Vintage Drum Show. Quindi grazie ancora Antonio. Grazie a te e soprattutto ricordo che a breve uscirà anche il mio nuovo disco con due musicisti americani stratosferici, Mark Ribot alla chitarra e John Medeschi al pianoforte, e anche di questo sono felicissimo. Grazie a Puglia Sound. In bocca al lupo. Un lavoro meraviglioso per noi pugliesi e per l'Italia. Un grazie a tutti voi, un abbraccio. Siete sempre in diretta su Radio Medimex, in voce Michele Casella. Abbiamo parlato adesso di questa bellissima mostra con Antonio Di Lorenzo, ma lo spazio che il Medimex dedica alla batteria non finisce qui, perché ci sarà tra gli incontri e i racconti al Teatro Fusco un appuntamento il 15 giugno alle ore 21 che si intitola Drum Summit con Ernesto Assante, ma soprattutto con Tullio De Piscopo e Valentina Magaletti. È un appuntamento per parlare appunto di ritmo e di coloro che vivono e pensano e creano con il ritmo. Ripercorrerà un po' la storia di questo strumento, verranno ricordati i grandi batteristi che l'hanno animata, ma soprattutto ci sarà appunto la presenza di una delle nostre icone un po' italiane all'estero, perché Valentina Magaletti, non solo con la sua attività da solista, non solo con i suoi progetti, ma anche con le tante collaborazioni internazionali che ha realizzato, è diventata una delle artiste e soprattutto una batterista apprezzatissima soprattutto oltre manica e in giro per il mondo. E quindi, prima di ascoltare dalla sua voce un po' quello che accadrà, a farcelo raccontare in anticipo, partiamo con un brano dei suoi Tomaga e dall'album Intimate Immensity, questa è proprio la title track. We'll be right back.
E abbiamo intercettato al telefono Valentina Magaletti, che come sempre si muove da un continente all'altro per gli show che fortunatamente la vedono protagonista, con orgoglio pugliese. Lei sarà appunto a Taranto per questo incontro dal titolo Drum Summit, che si terrà il 15 giugno al Teatro Fusco per l'appunto di Taranto. Valentina, insieme a te ci saranno Ernesto Assante e Tullio D'Episcopo. Si parlerà di batteria, quindi si parlerà un po' della tua vita, ma si parlerà anche di tecnica, ma su che cosa ti focalizzerai? Sui racconti, diciamo, di come si diventa poi batterista e come si lavora, o sulla parte più emozionale? Speriamo di coprire, diciamo, entrambi questi aspetti. Sicuramente la parte che a me interessa di più è la parte narrativa, emozionale. La tecnica la lascio al Gravity Blast e al testosterone. È proprio il discorso che ho cercato di portare avanti negli ultimi 5 anni. Diciamo, avere un approccio è diverso, o perlomeno più che diverso, poco meno convenzionale di quello che è appunto la batteria, di come è concepita la batteria, sempre appunto molto molto mascolina come strumento, come entità, è sempre attribuita appunto alla forza, alla gravità e alla tecnica. C'è tantissimo altro. Senti, il tuo lavoro ti porta sempre in giro per il mondo, tornare però in Puglia, soprattutto per questo tipo di eventi, che cosa significa? Alla fine tu, da essere appunto un emergente che andava fuori, adesso sei la senior, no? Che lavora a livelli internazionali altissimi, però tornare in Puglia appunto per una manifestazione come il Medimex, che vuol dire? Beh, io sono grata al Medimex perché mi ha sempre supportato. Non so, ecco, sinceramente suonare in Puglia e portare quello che faccio io in ambito internazionale in Puglia è sempre stato un po' un problema. Non sempre trovo riscontro, non sempre, diciamo, è capito quello che faccio. Almeno per quanto mi riguarda non trovo molta curiosità nella musica, per quanto riguarda musica sperimentale, e a parte alcuni appunto ambienti che ritengo veramente particolari, quali per esempio quelli di Donato Epiro nell'Eccese e quelli appunto di Pino Montecalvo, sono veramente poche per me le realtà stimolanti o comunque, diciamo, di avanguardia e indipendenti. La musica che sento in radio quando vengo giù non è per niente, diciamo, quello che ascolto, quello che faccio. Sì, poi tu hai una caratteristica che io apprezzo moltissimo, cioè la capacità di lavorare su progetti diciamo mainstream, nel senso che sono progetti molto importanti, molto grandi, con artisti noti a livello internazionale, ma riesci ancora a trovare tanto spazio e tanto interesse appunto per lo sperimentale, per appunto per l'underground, anche con delle produzioni molto piccole, ma che vengono diciamo attirano l'attenzione soprattutto di appassionati e stampa. Quindi hai, no, questo doppio binario parallelo che continui a percorrere, sia sperimentale sia mainstream. Diciamo che la mia idea di successo non è sicuramente quella di riempire uno stadio o di arrivare nelle charts. La mia idea di successo è proprio quella che ho raggiunto in questo momento. Sono molto 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 contenta perché ho un successo di critica, e quindi appunto da battiti fantastici, Rai 3 che mi segue tantissimo e con cui diciamo c'è uno scambio quasi mensile di fruizione culturale, fino al Wire Magazine, che credo che sia, diciamo, il punto di arrivo per quanto riguarda musica sperimentale indipendente. Sono tutti, diciamo, istituzioni per cui, in cui c'è, diciamo, un reciproco rispetto, e quella per me è l'idea di successo. Tutto il resto non mi interessa. Sì, sarà interessante poi vedere, no, come ti relazionerai con Tullio D'Episcopo, che è un nome, esatto, no, storico italiano, che però forse ha poca attinenza con quello che tu realizzi. Vabbè, venite da due mondi e soprattutto da due epoche diverse. Per quanto sia onorata dell'invito, sono anche io molto molto diciamo curiosa dell'incontro, perché
voglio proprio capire, sicuramente ci sarà, ecco, la batteria sarà sicuramente il punto d'incontro tra me e Tullio De Piscopo, e come hai detto tu, appunto, sono generazioni diverse, e comunque lui è una persona molto, diciamo, a cui l'Italia deve essere grata dal punto di vista batteristico, tra virgolette, perché credo che sia stato uno dei primi a portare il suo strumento a livello proprio, diciamo, popolare, no? E quindi abbiamo sicuramente degli obiettivi diversi, certo. E si vedrà. A me è stata chiesta una scheda tecnica, perché appunto credo che ci sarà, dovremmo ad un certo punto forse suonare insieme, spero, ed ero tentata di chiedere una sedia su cui suonare, e lasciare appunto a Tullio il drum kit convenzionale. Vediamo cosa succede. Senti, non so se hai avuto l'opportunità di guardare il programma, che è abbastanza vasto per il Medimex, ma questa edizione prevede anche una interessante mostra che si chiama Vintage Drum Show, dove ci saranno tante batterie provenienti dall'epoca tra gli anni 30 e gli anni 70, appartenute a gente abbastanza nota, no? Abbiamo la mitica Ludwig di Ringo Starr, poi ci sono batterie appartenute a Desmond dei Doors, Led Zeppelin e tanto altro. Tu in qualche modo sei anche, tra virgolette, feticista dello strumento, ti interessa questo tipo di di passione? Assolutamente no, ritengo che se un artista abbia una voce non debba essere, diciamo, strettamente legato allo strumento, nel senso che anche, non solo, diciamo, in ambito batteristico, vedo da morire adesso per esempio tutti questi artisti che si presentano appunto sere dopo sere con 20-30 mila euro di modular synth, e mi chiedo appunto cosa succede se l'elettricità va via, che cosa succede alla voce dell'artista? Riesce comunque ad esprimersi o diventa solo una, diciamo, un'estensione del proprio strumento? Io da tanto, anche per, diciamo, per questioni soprattutto di pigrizia, perché non mi porto molto quando suono, come hai detto tu, cioè viaggio talmente tanto che appunto non mi porto, non deve essere, diciamo, quel rullante, quel piatto, non me ne frega davvero niente, nel senso che se ha una voce e il microfono va via, gridi. Quindi assolutamente per me il feticismo appartiene ad un altro, diciamo, ad un altro assetto più non so, pseudocapitale, non ti so dire, sicuramente non c'entra con quello che faccio, ecco. Anche se non mi vergogno di dire che ho 4 adesso, quasi 5 batterie. Certo. Però ecco, suonandola da 20 anni si accumulano comunque gli oggetti e le cose. E spero di vedere anche altri kit, spero che ci siano anche jazz o afroamericani, e non tutta sta serie di ho sentito le Zeppelin, che altro ci abbiamo? Sì, beh, no, c'è tanto, tra l'altro questa collezione conta oltre 157 batterie, 300 rullanti, wow. Però ovviamente è interessante. Sì, a Taranto vedremo una selezione. E per finire volevo chiederti, in questo momento a che progetti stai lavorando e quali sono quelli a cui tieni di più, dato che tu comunque lavori sempre su più fronti? Allora, sul discorso di tenerci di più, no, è come chiedere a chi vuoi più bene, a mamma o a papà, nel senso che adesso sono abbastanza privilegiata da poter scegliere, quindi mi sto dedicando solo ed esclusivamente a progetti a cui tengo in modo, diciamo, nello stesso modo, ecco. Ho finito lo score per un balletto, per una grande produzione a Berlino che mi terrà diciamo occupata per tutto agosto, e adesso ho finito un disco per la ED93, che è la stessa etichetta dei Moin con Zongamin, esce il 23 di giugno. Ancora sto lavorando, insomma, con produzioni molto più clubbing.
con parecchia gente che stimo particolarmente, da Shackleton a Nidia di Principe. E in vista ci sono appunto release per, ancora per Trilogy Tapes, per appunto come ho detto Adinanti 3. Ho finito il nuovo disco dei Vanishing Twin che uscirà per Fire ad ottobre e sto facendo un lavoro di per il museo di Amsterdam, di Art Installation, Sound Installation. Perfetto, allora noi ti ringraziamo, l'appuntamento naturalmente è a Taranto per rincontrarti e naturalmente, ripeto, tu talvolta torni anche dalle nostre parti con dei progetti molto interessanti, quindi la spinta anche verso il pubblico è quella di aprire la propria mente anche verso questi suoni. E, io per salutarti vorrei mandare proprio un pezzo dei Vanishing Twig, progetto al quale appunto tu partecipi da anni e che ha avuto secondo me il giusto riconoscimento proprio con The Lift. Grazie Valentina. Ciao, grazie a voi, a presto. A presto. Ciao. Con questo brano dei Vanishing Twig, The Lift, che appunto vede alla batteria Valentina Magaletti, noi chiudiamo quest'altro approfondimento di Radio Medimex. Naturalmente vi ricordo che tutti i nostri podcast li potete trovare nelle sezioni di Spreaker apposite, ma naturalmente anche su tutte le piattaforme podcast più importanti, e naturalmente continuate a seguirci sia attraverso gli account di Puglia Sounds e del Medimex, sia attraverso quelli di RKO. Un buon ascolto da Michele Casella, alla prossima. Picking up pieces, random lines, lost in a moment, you're lost in your own.
attention just can't wait. You're moving in circles, moving in circles and drifting away. Radio Medimex è un progetto Puglia Sounds.